In un esperimento di biologia, le cellule del Lactobacillus bulgaricus vengono alterate geneticamente e portano lo yogurt ad acquisire intelligenza e consapevolezza di sé. Lo yogurt giunge a un accordo col presidente degli Stati Uniti, nel quale provvederà alla formula matematica per risolvere il debito nazionale in cambio dello stato dell'Ohio. Ma gli umani non applicano la formula alla lettera e tutta la Terra, a parte l'Ohio sotto il dominio dello yogurt, crolla nella post-apocalisse. Per risolvere la situazione, allo yogurt vengono conferiti i pieni poteri e grazie al suo governo illuminato, la Terra si ritrova nuovamente prospera e in pace. Un giorno, delle grandi astronavi a forma di bricco di yogurt abbandonano il pianeta, mentre una voce fuori campo si domanda cosa ne sarebbe dell'umanità se la specie più intelligente del mondo decidesse di intraprendere la conquista dello spazio, lasciandoci indietro. Love, non molto. L'amore di uno yogurt senziente per il dominio del mondo conta? Death, simboleggiato da come i leader mondiali ignorano gli avvertimenti dello yogurt e il mondo si sgretola. Robots, nessuno, ma lo yogurt senziente che potrebbe o meno voler conquistare il mondo e distruggere l'umanità è una forma di intelligenza artificiale. Questa è forse la più breve e bizzarra di tutte le puntate di Love, Death & Robots. È divertente e alla fine diventa piuttosto assurdo, molto spaventoso se sei intollerante al lattosio.